Nonostante la violenza, l'affluenza alle urne in Pakistan sembra essere superiore a quella registrata nel 2008, quando solo il 44% degli aventi diritto si recò ai seggi. 86 milioni di pakistani chiamati alle urne per un appuntamento storico. Per la prima volta in 66 anni di indipendenza del paese ci sarà una transizione democratica. Il governo in carica ha portato a termine il proprio mandato e gli elettori possono scegliere il nuovo esecutivo. Così da Islamabad, uno degli osservatori europei. Se paragoniamo le operazioni del processo elettorale con quelle di 5 anni fa, vediamo miglioramenti considerevoli. Questo è quel che per il momento possiamo già dire, che è stato confermato non solo dagli osservatori, ma anche dai partiti. E mentre in diverse città sono andate in scena proteste contro il sistema di voto, la Commissione Nazionale Elettorale ha già fatto sapere che i seggi rimarranno aperti 3 ore in più a Karachi, solo una nel resto del paese. Proprio nella capitale economica e finanziaria del Pakistan, la commissione ha dichiarato di non essere stata in grado di garantire elezioni libere.